Ciao a tutti, io sono Ale e benvenuti su Solo Cose Nuove. Con questa modifica a borsa bici ho risolto un problema che mi dava davvero un sacco di fastidio da troppo tempo. Insomma, la toccavo con il piede quando pedalavo oppure si incastrava tra i raggi. Il problema delle borse bici. Come sapete, non perdo occasione di utilizzare la bicicletta e non la uso solo per fare sport. Ci faccio la spesa, porto i bambini a scuola, ci vado a lavoro, faccio praticamente tutto. Però ho notato un problema che poteva essere potenzialmente pericoloso. E forse è solo il mio problema perché porto un 43 di piede, ma con le borse standard e montate nel modo standard, cioè al centro del portapacchi posteriore, ci andavo a battere i talloni. Per questa ragione inizialmente ho spostato le borse un pochino più indietro, ma questo ha generato un altro problema potenzialmente anche più pericoloso, cioè che in alcune curve magari un po' strette o se avevo le borse particolarmente cariche, queste andavano verso l'interno e andavano a toccare sui raggi. Dato che vorrei sopravvivere a un'altra uscita in bicicletta, senza però perdere la comodità delle borse, ho deciso di fare questa modifica. Come fare la modifica borsa bici. La prima cosa che ho fatto è stato cercare di capire di quanto sollevare le borse per evitare di andare a sbatterci con i talloni. Dato che poi all'interno queste hanno una parete rigida di plastica, non perderò neanche un po' di capienza perché poi andiamo a semplicemente sollevare un pochino le cose che stanno all'interno. Quindi mi sono segnato dove avrei aggiunto i nuovi ganci, ho fatto dei segni col pennarello e poi ho bucato. Ho però lasciato i ganci originali, questo perché in futuro potrei averne bisogno. Poi magari non li ho montati bene, può succedere qualsiasi cosa, si sganciano. Comunque quelli originali posso rimettere la borsa nella posizione standard. A questi nuovi ganci che ho messo ho aggiunto dei rivetti, ho utilizzato dei rivetti di una dimensione consona. E sia ben chiaro, non è necessario assolutamente utilizzare la rivettatrice, ma io mi fidavo un po' di più rispetto che utilizzare il dado col bullone, perché magari andando, prendendo dei colpi, potrebbe svitarsi e staccarsi il tutto. Ma prima di andare avanti vi ricordo che potete mettere un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere altri contenuti di questo tipo e aiutare il canale a crescere. Grazie! Inoltre sul sito web www.solocosenove.it trovate tutto quello che riguarda il mondo di Solo Cose Nove. Considerazioni finali. Ho modificato già diverse borse che uso nel quotidiano. Però non ho avuto alcun problema, sono ben solide, salde, funzionano bene. E la cosa migliore è che non mi è più capitato di batterci i tacchetti o che queste finissero all'interno dei raggi. Quindi riesco ad andare in giro con molta più tranquillità. Ebbene, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi. Ci vediamo in un prossimo entusiasmante video. Ciao!